Oh, dai, cominciamo col trailer, forza. Eccola qua la nuova zona. Colley. Adesso si mette a ballare Yula? No, vabbè, raga, top tier questa patch. La nuova skin di Klee, eccola qua. Questa skin 5 stelle a pagamento, eh. E ce ne sarà una pure per Kaeya. Eccola qui. Ullala. Amica, gli hanno fatto degli addominali non da poco al signorino Kaeya, eh. Cioè, hanno messo le casse degli slime. L'ho detto che era un parco di divertimenti, eh. Gli amanti delle loli, eh. Juju Kart. Kokomi che stava mezzo dormendo. Cosa sono questi esserini? Carina la zona, eh. Ah no, la sua skin è veramente molto bella. Però dubito che la prenderò. Ah, questo è il nuovo personaggio che sta parlando. Mamma mia, Kaeya, cosa sei con questa skin? Cioè, Dio mio. Ok. Va bene, cioè hanno sostituito Dodoko con quello che sembrava una sorta di diario. Ok, vediamo che cosa ci dice la bottiglia. Oh, vedi, cioè dopo tutto sto iter arriviamo ai banner che avevamo già anticipato, gente. Ovvero prima fase con Yula e Klee. Non ci sono nuovi 4 stelle o nuovi 5 stelle all'interno di questa patch, quindi non fatevi idee strane. Però insomma, se vi manca Yula, finalmente ritorna all'interno del gioco. E Klee ovviamente è in questi banner perché c'è anche la sua skin 5 stelle nuova, del quale magari ne parleremo a breve. Vediamo gli eventi della fase 2. Ovvero Kokomi e Wanderer Scaramouche, l'avevamo detto. Ripeto, io le puntate del Drama League non le faccio a caso, eh. Poi arriva l'hangout di Kaeya. Non vedo l'ora di giocarlo. Kaeya Best PG di Genshin, assolutamente. Quindi spero che tra l'altro all'interno di questo hangout avrà anche la sua skin nuova. Sarebbe anche quello bello da vedere. Quindi, ok. Qualcos'altro? Ok. Eccola qua la nuova skin. Mamma mia, questo design è super, iper, mega top. Anche quella di Klee è molto carina, però, cioè, per quanto può essere carina, è a pagamento. Quindi, cioè, stiamo parlando di una skill che scusami, una skin che costa. Quindi, per il momento mi prendo quella di Kaeya, che è gratuita, però, no, 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 non voglio andare oltre. Cioè, hanno creato uno stage dove far ballare i personaggi, cioè, ok. Ok, questa è la Blossoming Starlight di Klee, la skin 5 stelle. Veramente molto carina, eh? Veramente molto carina. Sì, ma sicuro, guarda. Sicuro ci saranno delle fan art particolari. Drip di Kaeya, sì, assolutamente. 10 su 10. Che si chiama Silwind Shadow. Ok. Cioè, scusami. Ma guarda che artwork, cioè, dai. Mamma mia, che artwork di Kaeya! Cioè, ma guarda che pettorali che gli hanno dato! Guarda che questo qui! Altro che personaggi 5 stelle! Questo è un personaggio 6 stelle solamente per i pettorali, eh! Cioè, Dio mio!
Secret Thunder Paradise, che è un evento particolare dove praticamente potremo prendere Primogems, corone, la nuova skin di Kaeya e anche invitare nel nostro party la signorina Layla gratuitamente. Ergo costellazione gratuita se l'avete già. Niente male. Cioè, nello stesso evento ti danno skin e personaggio. Cavoli. Molto, molto utile. E questo ovviamente è l'evento principale della patch, che avrà luogo nella nuova area esplorabile. Ok, vediamo un pochino queste varie modalità di gioco di questo evento. Gleaming Lamp. Ah, dobbiamo collezionare questi voucher, che poi dovremmo utilizzarli per riscattare le nostre ricompense. Quindi, essenzialmente, durante la nostra esplorazione di questa nuova area, non solo dovremo partecipare all'evento, ma facendo appunto l'esplorazione dovremo trovare queste varie cose. Addirittura possiamo interagire con questo streaming projector e entriamo in questa modalità 2D. Cioè, fantastico. Cioè, Genshin diventa il giochino 2D, cioè diventa Super Mario tra un po', fantastico. Quindi tu devi cambiare la posizione di questi oggetti per poi rientrare nel mondo in 2D e completare il puzzle. No, vabbè, fantastica questa cosa. Io le adoro questi giochini. Ok, questo è il Juju Kart, che praticamente ti aiuta ad esplorare tutta la zona. E immagino che appunto ci sia una modalità di gioco legata dove devi fare diverse cose. Questa è una montagna russa? Qualcosa del genere? Lala. Bella questa zona! Guarda te! Ah, sono delle modalità di gioco legate all'open world, quindi non è una cosa che si accende dalla pagina degli eventi, ma tu ci arrivi normalmente giocando. Spino Blaster, ok. Ah, addirittura! No, vabbè, fantastico. Cioè, tu devi sparare i palloncini con questo cannone gigante. Cioè, io li adoro questi eventi. Io li adoro questi eventi. E immagino che qua devi evitare i palloncini viola, ok? E devi assicurarti di ricaricarlo nel momento opportuno. Ah, praticamente ti dice che ci sono diversi modi di sparare. Cioè, puoi sparare il singolo colpo, più colpi, due colpi, a ripetizione. Addirittura c'è anche uno stato in cui hai infiniti proiettili da sparare. Cioè, Dio mio, cos'è diventato Genshin? Cioè, una roba allucinante. Poi, Sojourn of the Barking Fox. Dobbiamo controllare questa Barking Fox, che praticamente è la volpe che abbaia. E appunto devi farla muovere per prendere queste cose. E poi, scusa un attimo. La volpe che abbaia. Ma questa ti sembra una volpe? Cioè, a me sembra un esserino simile a quello della Teapot. Non mi assomiglia a una volpe. Va bene. Vediamo questo evento Dance of Flashing Tot. Ah, questo è evento di gameplay. Ok, finalmente un po' di gameplay. Vediamo un po' se ci sono sfide di un certo livello, se no. Allora, dobbiamo utilizzare i nostri personaggi. Sembra che non ci siano personaggi trial. Ma che minchia di team avete fatto? Cioè, oh, vabbè, team un pochino strani. Ah, praticamente attivi questo status particolare dove si attiva questa sorta di luce sul personaggio che te lo fa muovere più velocemente, immagino, fai danno anche quando i nemici entrano all'interno di questo status. Cioè, è un po' come per dire, stai ballando sullo stage e quando ti lanciano la luce sul personaggio i nemici prendono più danni. Poi abbiamo Bing Bang Finch Ball. Ok. Ah, quindi tu, il tuo obiettivo è farla entrare appunto nella zona quella là viola e assicurarti che questa pallina si ferma lì. Cos'è, tipo curling? Qualcosa, cioè, all'interno di Genshin abbiamo anche il curling. Va bene. Guarda che tempo qualche mese, secondo me tirano fuori anche modalità di calcio, tennis o qualcosa del genere.
Tra l'altro i tennis l'avevamo già visto in qualche evento scorso del Golden Apple Arcipelago, eh? Addirittura ci sono pure, insomma, questi finch ball, queste palle diverse che hanno degli effetti particolari. Ah, addirittura c'è questa qui che va a legarsi a un'altra palla, quindi se la porta dietro. Ti ripeto, l'ultima cosa che mi aspettavo era di giocare a bocce barra curling su Genshin Impact. Però, se Hoyoverse vuole fare queste cose, chi siamo noi per lamentarci? Poi, allora, ovviamente arriverà HoYoFest 2023 nelle prossime settimane, che è un evento sia, insomma, all'interno dei giochi che anche all'interno, o meglio, qualche evento, insomma, per le fiere estive dedicate al mondo videoludico. The Shimmering Voyage Volume 3, quindi praticamente il nuovo volume della colonna sonora di Genshin Impact. Tra l'altro, questa dovrebbe essere Guizhong. Questa dovrebbe essere Guizhong. Ok. Ci saranno ben 60 tracce musicali. Oh, io appena esce questo album, mi ci fiondo, eh. Ok, ci saranno musiche del Sub-Zero's Festival dell'Aranara. Ok. Ok, anche musiche del Windbloom. Ah, addirittura pure le musiche di questa versione del gioco. Exen Circle? L'Exen Circle! Però l'hanno utilizzato come anteprima del... di questo album musicale. Va bene. Ok, altri eventi. Shared Sight. Va bene. Vediamo che cosa tratta. Sì, dobbiamo aiutare un ricercatore che sta cercando di ottenere dei dati per quanto riguarda gli animali di Sumeru. Travelers may use the device linked to the inscribed mirror to view the environment from the animal's point of view. Addirittura vediamo il punto di vista degli animali e prendete in base a questo punto di vista dobbiamo capire dove si trovano per recuperarli. Ok, poi altri eventi. Perilous Expedition. Questo qua è legato alla sfida di combattimento. Va bene. Ci saranno personaggi trial? Non lo so, probabilmente. Poi, Adventurous Trials Advanced. Ok, nuove sfide per quanto riguarda l'Adventurous Guild di Mondstadt. Ah, questa è legata ai domain dove dobbiamo fare delle sfide particolari. Ok, va bene. Ci sono un paio di sfide che vengono generate in modo randomico. Ok, questo è carino. Cioè, devi lanciare il cosino di Yao Yao per farlo entrare nella robina. Mentre invece questo devi fare essenzialmente gol con il pugno di Eizo. Ok. Ok, evento dedicato a Genius Invocation, The Forge Realm Temper, Endless Swarm. Dove prendete, tu devi affrontare diverse ondate di nemici. E ovviamente ci saranno diverse regole per quanto riguarda questa modalità, dei buff ai personaggi. Ah, ok, qua ti fanno utilizzare il tuo deck, quindi non te ne danno uno a caso, molto a caso, per quanto riguarda questa modalità. Però, se non mi dai dei Primogems come ricompensa, io questo non lo faccio. Spiace, ma per me Genius Invocation, cioè, mi è già stato abbastanza farlo durante l'ultimo evento. Teaser di Fontaine. Bye. Dai, qualcosina, qualsiasi cosa. Now then, let me tell you all a tale. It's a cute story. I hope it'll appear in your slumbering dreams tonight. Ready? Here we go. Vediamo. Eccola qua, Fontaine. In the mission of justice, there is a little upstanding Melusine. She is considered to be one of the most diligent in her duties, even among her kin. Questa dovrebbe essere simile agli Aranara. Eccola qua, ve l'avevo fatta vedere questa. She is working for justice in this nation, even today.
con la nave. Don't let this little Melusine size fool you. What she lacks in size, she makes up for in her sense of justice. Bolstered by her convictions, she patrols Fleuve Sandre fearlessly by herself. Queste sono le sotterranee. Anyone suspicious appears, such as an unknown outlander. She'll be sure to watch their every move. Passa subito da, dalla... Ok, quindi non sono delle aree apposite, cioè, tu puoi immergerti quando vuoi. Never act without authorization and accuse an innocent person. Well, not ok, mi sa che sì, abbiamo un oggettino per poter respirare sott'acqua. Eccolo qua, questo cosino qua in alto a destra. E immagino che dovremmo collezionare delle cose mentre siamo in acqua per recuperare più ossigeno. E ci sono delle, dei combattimenti. Ha menzionato la corte. Vi posso far vedere in anteprima, però, quale sarà il prossimo banner arma della prima fase di questa nuova patch di Genshin Impact, che è essenzialmente questo qua che vedete ora su schermo, ok? Quindi all'interno di questo banner arma abbiamo la Song of Broken Pines, ovvero la Claymore Best in Slot di Yula, il Lost Praetor of the Second Winds, perché per qualche motivo è l'arma 5 stelle con la quale hanno voluto legare al personaggio di Klee, che... Oh, va bene, anche se se avete giocato il primo Golden Apple Arcipelago sapete che la sua arma best in slot è il Dodoco Tales, che funziona molto bene su di lei, che è 4 stelle. A parte questa, la sezione di armi 4 stelle è l'Alley Flash, l'arco di Fischer, che ha un nome tedesco, non mi ricordo, Lancia Favonius, Eyes of, of Perception e la Rain Slasher, che non è buona. Quindi questo è il banner arma. Detto questo, volevo dire qualcosina di più per quanto riguarda le, insomma, le altre robe per quanto riguarda Fontaine, che ve le faccio vedere attraverso questa pagina di Reddit, dove hanno fatto alcuni screenshot come teaser di Fontaine, dove qua si vede il signorino Eider che va a lanciare una specie di onda energetica verso questo povero animaletto subacqueo. Quindi va bene. Poi c'è quest'altro animaletto che credo che sia sott'acqua, che tra l'altro sembra piangere, poverino. Perché sta piangendo? Non lo so. Abbastanza carino. Poi qua si vede appunto il Traveler che sta nuotando. Ripeto, qua c'è una sorta di piccolo globo sulla sua destra, che dovrebbe essere l'indicatore dell'ossigeno o qualcosa del genere. Quantomeno è il gadget con il quale noi possiamo esplorare queste zone sott'acqua, immagino. Altre immagini di qua, abbastanza inutili. Questo è appunto il nostro signorino Traveler. Mentre invece questo, questo è il praticamente l'esserino che ci ha fatto da guida in questo teaser di Fontaine, che ripeto dovrebbe essere un personaggio simile a quello che sono gli Aranara di Sumeru. Ora non so se avranno la stessa identica funzione all'interno della storia, ma indicativamente dovrebbe averla. Poi andiamo avanti. Queste sono le zone sotterranee, abbastanza carine, devo dire. Tra l'altro si vedono dei riflessi un pochino ray tracing, devo dire, ma non credo che sia questo genere di cose. E poi qua si vede un pochino tutta la parte delle città di Fontaine, che ripeto, questa qua, di questa zona, di questa specifica zona, ve ne avevo parlato nel Dramalit Podcast, una cascata di leak su Fontaine, quindi vi avevo descritto essenzialmente questo, che ripeto, a livello di design mi ricorda molto qualche cosa tipo dell'Accademia di Sumeru, giusto per, poi ti ripeto, sono mie impressioni, però molto interessante. Tra l'altro guarda gli outfit degli NPC, sono un pochino particolari, un mix di Mondstadt e qualcos'altro, sembra un pochino diverso. Poi andiamo avanti, queste sono altre zone. Tra l'altro mi piace il fatto che, come vi avevo detto, in questa zona di Fontaine c'erano questi ponti veramente molto, molto grandi. Però io non avevo capito lì per lì che sopra questi ponti ci si navigava. Cioè, avevo capito che tu ci andavi, che ne so, con una carrozza o qualcosa del genere, mentre invece no, c'è l'acqua attraverso questi ponti. Un pochino come i viadotti o qualcosa del genere, di quelle cose che ci sono, tipo gli acquedotti di Roma, cose di questo tipo, ovviamente più grandi per poterci navigare sopra con queste barchette. Quindi interessante, dai, un nuovo sistema di navigazione e tutto il resto.
Sempre la città marina di Final Fantasy XV? Sì, indicativamente ricorda anche quello. Dai, carino. Venezia, beh, insomma. Ecco qua, un'altra parte di questa nave. Vedi qua, c'è una specie di porto, qualcosa del genere. Ok. Tra l'altro, mi è venuta ora in mente, mi ricorda un pochino quel sistema di trasporto che c'era a Shiganshina di Attack on Titan. Se vi ricordate, nel primissimo episodio di Attack on Titan, quando c'è l'attacco dei giganti, trasportano le persone dalle zone un pochino più estreme, insomma quasi più all'esterno delle mura, verso il centro delle mura attraverso appunto questi piccoli fiumi dove ci sono appunto queste barche che riescono a navigarci all'interno. Quindi interessante, mi ricorda diverse cose. Andiamo avanti. Questa è una bella roba, questo è un bello screenshot. Questo qua, come avevo detto, la zona di Fontaine era un pochino divisa da questi ponti, oltre al fatto che qua non si vede, ma dovrebbe esserci una cascata estremamente grande che va veramente a dividere tutta la zona, e indicativamente dovrebbe essere o da questa parte a sinistra, di qua, o quantomeno dovrebbe essere da questa parte. Ripeto, io ho visto l'artwork, non so se poi sarà effettivamente così all'interno del gioco, però vi posso già dire qualcosina di più. Andiamo avanti. Queste sono le zone un pochino più interne di Fontaine. Immagino che questa sia la prima zona alla quale arriveremo. Molto carina. Devo dire che questo mi ricorda un pochino Sumeru, quindi l'ispirazione è un pochino quella. Ok. Tra l'altro, sì, quella montagna è estremamente alta. Sicuramente. Allora, vogliamo fare una scommessa? Quanto ci scommettiamo che ci metteranno una Hydroculus o qualcosa del genere qua sopra? Sicuro, guarda, ce lo metto. Cioè, conoscendo gli sviluppatori, se tu arrivi là sopra a questa montagna, sicuro troverai qualcosa. Sicuro, guarda. Ci sarà un achievement, non lo so, ma prenderemo qualcosina là sopra, ne sono straconvinto. Poi ultimi screenshot, eccolo qua, questo è l'esserino del quale abbiamo già parlato, che ripeto, dovrebbe avere bene o male lo stesso ruolo di Yaranara, tra l'altro mezzo nudo. Ok? E questo sembra un teatro con delle marionette, questo qua in sottofondo? Non lo so, mi ricorda un boss di Nier Automata questa robina qua, va bene. Tra l'altro, in tutto ciò, facci caso a questo signorino. Questo signorino qua, dove tra l'altro si vedono altri NPC, immagino, ma questo signorino qua dovrebbe essere una delle guardie di Fontaine. Che ripeto, se vi ricordate qualche puntata del Drama Leak, dovrebbe un pochino riprendere il design di alcune guardie del 1800 o cose simili. Ok? Quindi, va bene. Uno dei fattui ha a che fare con le marionette. Sì, esatto. Andiamo avanti, altri screenshot. Altra veduta di questa zona. Ripeto, sì, secondo me questo è un teatro. Mentre invece questo qua, ullala, questo qui è un mercatino di cappelli o abbigliamento. E oh mio Dio, cosa diavolo è questa roba qui? Cioè, aspetta, cioè, voglio farlo vedere per bene. Cioè, ma di che cavolo stiamo parlando? Cioè, guarda che cagnolino hanno tirato fuori. Col il cappello, cioè, cosa? Cos'è sta roba? Cioè, Oioverse, cosa vi siete fumati per partorire un cagnolino del genere? Ok, tra l'altro, questo dovrebbe essere una sorta di robot. Cioè, mi ricorda Scrullium di Honkai Star Rail. Qualcosina di simile. Va bene. C'è cose leggermente particolari. Mentre invece queste cose sono degli NPC, quindi questi qua NPC normali. E ultimo screenshot, questa è la veduta dall'alto. Vediamo se c'è qualche dettaglio interessante. Pare di no. Ah, questa forse è dove si trova l'Avengers Guild? No, probabilmente no, però sembra una cosina leggermente importante. E poi di qua c'è questa cosa. Che cosa sarebbe? Cos'è questo? Dove ti vai a fare le foto per la carta d'identità? Che ci sono i boot per le foto della carta d'identità a Fontaine? Cioè, mi sembra una cosa di questo tipo. Se no, che cos'è? Un teletrasporto? Cioè, cosa dovrebbe essere questa roba qua? Ok. Ok gente, con questo vi ho fatto vedere bene o male tutto, ma proprio tutto, di quello che concerne Fontaine e insomma tutto il resto, patch 3.8, banner, eventi e non solo.